grazie per l'invito e la possibilità di partecipare, di ascoltare il vostro lavoro. Di sicuro vi porto in salute per tutti i quali. Non si sente? Allora, ma non posso andare. No, va bene, cioè di sicuro vi porto il saluto del partito di Linke, il quale si vede come parte degli stessi processi in Europa, nell'Unione Europea, e che devono, secondo la nostra convinzione, essere discusso insieme, e noi dobbiamo lavorare insieme anche per fare, per definire le nostre alternative. Secondo me la discussione di ieri è stata una discussione non soltanto interessante, ma anche all'alto di riflessione e di analisi. Prima di entrare nel merito, due generali ragionamenti. Noi tutti conosciamo in Germania e in Italia le nostre deficienze, le nostre sfide e anche le nostre responsabilità. Ma credo che non vale la pena di andare avanti con la tesi che qualcuno ieri ha pronunciato che la sinistra è parte del problema. Secondo noi non siamo soltanto, non abbiamo soltanto il compito, ma anche abbiamo la forte volontà di strutturare tra di noi e insieme con i nostri cittadini che intendiamo rappresentare la buona alternativa a questi processi che vediamo oggi. Siamo in questo secondo punto anche della forte convinzione che tirarsi fuori, e questa è una posizione purtroppo in qualche parte della sinistra europea, tirarsi fuori da questi processi e di essere soltanto uno spettatore che come un tifoso di una partita di calcio critica tutti e tutti, non può essere mai una posizione di una forza di sinistra. Ciò che ci unisce è proprio quello slogan della lista: vogliamo un'altra Europa, e questo deve essere costruito, e questo vuol dire lavorare insieme. Ieri qualcuno ha detto dobbiamo lavorare sul piccolo, secondo me questo può essere soltanto sottolineato, ma allo stesso tempo credo che dobbiamo lavorare anche sul grande, o di più sul piccolo. Roberto ha posto la domanda partendo dalla Grecia, questo è secondo me giusto e anche importante perché partendo dalla Grecia si vede subito che l'austerità è il nodo di modo di affrontare le questioni dei rifugiati da parte delle elite europee, sono due parti della stessa politica che secondo il suo carattere è razzista e di ricatto, specialmente nei confronti. Da un lato si vede nessuna flessibilità politica dalle elite europee di fare qualsiasi concessione alla Grecia per ciò che riguarda la situazione della politica economica e sociale, vuol dire intendono di andare avanti con una politica intenzionale di un impoverimento di massa nell'interesse di una continua distribuzione tra i poveri e i ricchi. Dall'altra parte la Grecia viene lasciata sola con i problemi e i costi dei rifugiati. Ci sono calcoli che dicono che i costi, nati di questa parola, sono vicino a 0,4% del prodotto interno lordo. Vuol dire più di un miliardo. E noi sappiamo cosa vuol dire per la Grecia in questa situazione attuale. Molto sulla Grecia è già stato detto ieri e non intendo ripeterlo, secondo le regole di tutto adesso, e tutto è detto ma non di tutti, intendo di partire dalla mia convinzione che la domanda sull'Europa alternativa non si esaurisce qui e che non dobbiamo trascurare anche altri aspetti che riflettono la complessità dei processi e dei problemi che abbiamo davanti a noi. Cioè dobbiamo per esempio anche parlare chi o quale politica ha fatto diventare un conflitto interno nella Siria o anche nell'Afghanistan in un conflitto internazionale. Hanno,
hanno convertito una protesta socio-economica in una guerra civile religiosa. Cioè qui dobbiamo discutere sulla politica di vicinato, per esempio, e della domanda se si può andare avanti con una politica estera basata sui cosiddetti valori, o dobbiamo ritornare ad una politica estera basata sugli interessi, o dove dobbiamo andare. Dobbiamo fare la domanda, per esempio, chi o quale politica ha attivato i flussi di rifugiati. E qui dobbiamo cominciare a discutere sulla politica di aiuto allo sviluppo e sugli aiuti umanitari, che sono stati semplicemente ridotti o non pagati. E se volete, dobbiamo anche parlare della crisi di Stato che noi ce l'abbiamo attualmente in Germania, perché lo Stato, dopo tutte le riduzioni delle spese e del personale, non è più capace di reagire a questa situazione. Soltanto la società è in grado di risolvere per un momento il problema dei rifugiati. Questo secondo me è il senso della richiesta di Andrea Macaroni di ieri, che chiedeva di creare collegamento tra i temi. Vuol dire, noi vediamo oggi soltanto, non vediamo soltanto oggi una crisi, ma ci sono tanti. Come per esempio noi ce l'abbiamo la crisi sociale, la crisi umanitaria, la crisi della democrazia, di legittimazione dei valori, del sistema di Schengen, della politica estera. Altre crisi non sono attualmente nemmeno presenti nei nostri dibattiti, come per esempio lo sviluppo dell'Europa orientale, o la crisi del sistema di cercare e trovare sempre un accordo comune tra le elite e una compensazione. Due minuti. Secondo noi la radicalità e la complessità delle risorse dipende anche dall'analisi se noi ci troviamo davanti e in un senso se noi vediamo soltanto qualche piatto andato in rovina o se tutto il servizio piatto è già rotto. Una risposta seria a questa domanda richiede un'analisi collettiva non meno seria. Riteniamo inoltre necessario che questa analisi venga seguita con molta attenzione in processi di adattamento delle elite già in atto. Vediamo per un momento due tendenze che provengono dallo stesso scopo di andare avanti con lo stesso dogma. Un gruppo o una tendenza tenta di ridurre l'Unione Europea a un mercato unico, preferibilmente senza regole di diritti, la parola chiave è Brexit. Un altro gruppo ha una tendenza, cerca di trovare una via d'uscita in una integrazione approfondita, parola chiave. Qui ci sono, per esempio, di creare uno strumento finanziario per poter andare avanti con le cosiddette riforme. Un'altra parola chiave è una difesa comune, come è stata proposta in un rapporto del Parlamento per un momento dalla signora Bressel, della democrazia cristiana. Il programma RIFIT della Commissione per costruire è un'altra parola chiave in questo ambito, dedicata a ricostruire il completo processo legislativo in un senso di non lasciare più gli atti legislativi se questi non si incontrano con gli interessi delle elite, o di ritirare leggi esistenti. Un elemento di questa agenda è di limitare il diritto dei governi nazionali di implementare leggi comuni secondo le regole e le circostanze concrete in questi paesi. Pensiamoci un po' cosa significherebbe questo collegamento tra i diversi livelli di azione delle nostre lotte. E noi abbiamo discusso ieri su di questo, abbiamo parlato sui diversi referendum. Sono rimasto colpito ieri, come è stato discusso, l'interrelazione dei vari referendum. Secondo me ci serve questo approccio anche per le nostre alternative, cioè dobbiamo lavorare sulle correlazioni e interdipendenze delle crisi e delle nostre proposte concrete.
Abbiamo già elementi diversi, prossimamente di difesa, a volte anche ad andare all'attacco, ma ci manca per un momento una risposta complessa alla complessità della crisi incapace di superare l'attuale guerra di posizione. Terza, la parola di Gramsci. Piccolo esempio, perché ieri abbiamo parlato anche sulla lotta anti-TTIP. Con un possibile rifiuto di TTIP, il libero scambio con le sue logiche è tutt'altro che finito. Allora, cosa facciamo in questa possibile situazione di successo? Secondo me dobbiamo già cominciare ad elaborare gli strumenti per i prossimi passi. Per esempio, abbiamo bisogno di un mandato alternativo per il commercio. Il condensato di tutte queste analisi e delle nostre proposte può essere, per esempio, riassunto in una specie di manifesto comune, che dovrebbero essere più di parole chiave, secondo me. È chiaro che tale manifesto non ci sarà senza una volontà di mettersi a disposizione, di interessarsi nell'altro e di lavorare alla fine insieme. Credo che oggi, con Dio e altre iniziative, abbiamo una situazione più favorevole per questo. È iniziato un dibattito, si senta una certa apertura di andare in questa direzione e abbiamo, e questa è stata la mia valutazione anche di ieri, abbiamo anche il necessario potenziale intellettuale attraverso i nostri partner. Ciò che resta, secondo me, è soltanto di iniziare a camminare. Grazie.